Una partita incredibile, emozionante. C'è da essere quasi rammaricati perché a un certo punto l'idea di assaporare l'impresa, come l'anno scorso a gennaio a casa loro, forse il coach l'ha anche pensata. Allora, io recrimino sul primo set che eravamo in vantaggio di un punto e la prima palla era una palla che dovevamo fare il cambio palla, basta, finito. Quindi siamo andati avanti ancora di un punto, invece siamo andati sotto di un punto e poi dopo loro sono entrati in serie e hanno chiuso il set. Noi eravamo 20-19 per noi, il set 21, è finito 21 se non ricordo male, quindi vuol dire che loro hanno fatto 6 punti e noi li abbiamo fatto 1. E purtroppo queste sono cose che nella pallavolo di oggi ci stanno, perché se ne vedono di tutti i colori, come si è visto alla fine del secondo, alla fine del terzo set per loro, stessa identica situazione, no? Però questo no, non vuol dire che non si potesse assaporare la vittoria oggi, anche nel quarto secondo me siamo partiti ad handicap e alla fine abbiamo sprecato un paio di occasioni per poter portare a casa quel set che sarebbe stato molto importante. Poi però oggi non ho niente da dire ragazzi, mentre con Trento secondo me l'atteggiamento non era quello corretto, no, non era quello giusto, quello che a me piace, oggi la squadra è stata in campo in maniera pimpante, in maniera aggressiva, in maniera bella, gioiosa, per cui questo è quello che dobbiamo continuare a fare fino a quando non riprenderemo tutta la squadra. C'è stata quindi un'importante reazione d'orgoglio della squadra, anche perché a pochi minuti dall'inizio della partita si è dovuto fare i conti anche con l'assenza dell'ultimo minuto di Sbertoli a riposo precauzionale. Insomma, diciamo, i problemi non mancano mai, ma la squadra è sempre capace di trovare, chiamiamole così, soluzioni alternative, ma sempre soluzioni di squadra. Ma io credo che intanto, sai, avere un secondo come Nicola Daldello non è un secondo che hanno tutti, no? Quindi è un piacere averlo e riuscire a fare determinate cose. Anche lui oggi qualche imprecisione l'ha commessa, no? Ma ripeto, se vuoi giocare contro una squadra come Civitanova e giocare lineare, perdi, perdi. Quindi devi cercare delle soluzioni diverse. Nicola in questo è un maestro, per cui non ci siamo mai spaventati, anche prima, l'ho detto ai ragazzi, io non prendo dei rischi perché quello che è capitato a Ricky stamattina potrebbe essere niente, tra virgolette, o qualcosa di un po' più serio, quindi con calma e abbiamo di fronte a noi ancora tante partite e dobbiamo disputarle al meglio. Si è parlato di piglio però, e questo è il piglio giusto per affrontare un mese di gennaio che è quasi all'inizio, ma è pienissimo di insidie, pienissimo di... Settimana prossima per Milano sarà una doppia trasferta, Vibo Perugia complicatissima, ma con questo atteggiamento un allenatore, non dico che la vive meglio, però quelle indicazioni positive che sono venute fuori oggi permettono di lavorare con maggiore serenità e anche forse con maggiore Allora, entusiasmo. mi permettono di tornare a lavorare, cosa che non ho fatto fino adesso, perché fino adesso ho gestito una situazione con 6, 7, 8, 10 giocatori in campo. Adesso, Ricky permettendo, ho la possibilità finalmente di tornare a fare quello che stavamo facendo all'inizio del campionato. È passato questo periodo abbastanza lungo, dove ci siamo trovati un po' in difficoltà, bene, però questa è la strada. Punto di oggi però complessivamente è un punto importante. Il punto è un punto che teniamo, l'ho detto prima, lo teniamo molto stretto, è molto caro perché non tutti fanno punti contro Civitanova, anche se Ravenna ne ha fatti ben due, non solo uno, no? Una andata e una ritorno. Squadra molto, molto pericolosa, costruita per vincere, vogliono vincere tutto. E noi però ci siamo, quindi dai, andiamo avanti.